È bello. Mi sta per cadere un occhio. Quindi, allora, prima di tutto... un attimo, arrivo subito. E rieccoci qui, ragazzi. Prima di cominciare questo video, volevo salutare Daniele Stocchero e Veronica Alberti. Ciao, ragazzi! E poi anche Lucri93 Lullaby. Ciao! Allora, se volete essere salutati nel prossimo video, mi raccomando, lasciate anche voi l'hashtag che comparirà qui. Sì, eccolo qua. Visto? Adesso basta. E io vi saluterò nel prossimo video. Vi lascio allo sketchlog. Bella, ragazzi, buona visione. Guarda, mentre venivo qua ho trovato un resistore di Babbo Natale che mi ha detto dammi tutti i soldi o ti tiro un pugno. Vabbè, tu perché non glieli dati? Ma alla mia età credo mi capiò un resistore di Babbo Natale. Hai ragione, ma tranquillo, quello lo becchiamo sicuro, un resistore così dà troppo nell'occhio. Non dirlo a me. Vabbè, piuttosto Stan? Stan? Stan è morto. Accidenti, una zingara gli aveva predetto che sarebbe morto questa mattina, e come è successo? Una zingara l'ha ucciso. Henry l'ho ucciso. L'ho fatto schiantare contro il casello dell'autostrada. Gli hai staccato i freni, eh? No, gli ho smontato il telepass. Piuttosto, questo è l'ora X. Accidenti, Gin, da quando ti ho regalato quell'orologio con le cifre romane, ogni volta che sono le 10 mi dici che è l'ora X. Piuttosto, come è andata la rapina in banca? Siamo entrati e siamo usciti immediatamente. Vabbè, è un gioco da ragazzi, no? No, la porta cerevole. Di un po', hai picchiato Anthony? Sì, ho fatto come hai detto tu. Hai usato la catena? Sì, l'ho picchiato e l'ho spedito ad altre 10 persone. Che l'hanno picchiato e l'ho spedito ad altre 10 persone. E arriva dopo, arriva. Dimmi un po', ma invece Vlad l'ho ucciso. Ah, hai fatto come ti ho detto io, hai usato la benzina? Sì, l'ho cosparso con due tanker di benzina e gli ho dato fuoco. Ha detto qualcosa prima di morire? Sì, ma i bollini? Dimmi un po', e lo scambio alla stazione? Male, per non farci vedere ci siamo nascosti subito dietro le tendine. E? Ma sono riusciti lo stesso a farci... Grande Giacomo! Di un po', l'hai trovata le tue medicine per la memoria? Sì! No, dicevi? È morto? Allora, se vuoi, macchinetta. Sì, sì. Ok, stop. No, allora, vi siete nascosti dietro le tendine? Sì, ci siamo nascosti dietro le tendine. Ma sono riusciti lo stesso a farci 4 foto. Ah, e come mai? Hanno messo i soldi nelle macchinette e hanno aspettato le foto tessera. Piuttosto, hai sentito di Raul? No, che gli è successo? L'ha preso la polizia. E adesso? E adesso gli danno 1000 euro al mese, le ferie pagate e la tredicesima. Ah sì, io invece ho ucciso Stanley stanotte. Ah sì? Sì, l'ho impiccato. Ma come? Allora, ti avevo detto di farlo sembrare un suicidio! Infatti ho usato la sciarpa del libro. Frank è morto, l'hanno investito. Ah, come fai a sapere? Non sono riuscito a frenare in tempo. Io invece ho fatto fuori quello stupido di Larry. Ah sì? Quello scemo non riusciva a distinguere la differenza tra una macchina fotografica e una pistola. Ah, ecco perché quando gli ho sparato ha detto ciii. Piuttosto, Raul? Raul è morto. Gli ho sparato un colpo, secco, qui, al cuore, qui. Ma Fizz,
Il cuore dall'altra parte. Ah, scusa, mi sono confuso. E allora? Allora è ferito. E dimmi, com'è andata la rapina così no? Male, appena siamo entrati abbiamo puntato le armi, le abbiamo perse subito. Victor, l'ho fatto fuori. Ho usato il veleno. Ma come? Alla radio mi hanno detto che l'hanno trovato con la testa fracassata. E vabbè, ma quella dannata bottiglietta non voleva aprirsi. Oggi mi è successa una cosa strana. Ero in macchina, a un certo punto un cane mi ha pisciato su una ruota. E cosa c'è di strano? Andavo a 180 all'ora, no? Piuttosto, ieri sera sono stato in un locale per uomini soli. Ah, ti sei divertito? Mica tanto, c'ero solo io. Adesso mi hai stufato, hai capito? Io ti ucciderò, esprimi il tuo ultimo desiderio. Non voglio morire! Ma sei proprio un bastardo. Questa sera ti vedo strano, che succede? Sai, questa mattina stavo camminando per strada, quando a un certo punto mi sono appoggiato a un muro per accendermi una sigaretta, ho iniziato a sentire una voce che diceva: chi sei? Chi sei? Chi sei? Era la tua coscienza? No, no, mi sono appoggiato a un citofono. Vabbè dai, ci abbiamo, andiamo, c'è mia moglie che ha preparato i suoi soliti piatti che mi si sciolgono in bocca. Ah, la brava cuoca? No, non riesco a ingegnere. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, commentate, condividete il canale, spollici in su, lasciate un saluto con l'hashtag ciao Gianni Miao che comparirà qui. Eccolo qua. Ok, basta. Ok? E io vi saluterò nel prossimo video. Bella ragazzi, ci vediamo alla prossima e boom baby!